Ciao a tutti, non so se riuscirò a pubblicare questo video per il 25 aprile, ma proprio della resistenza vi vorrei parlare e di come la lotta al nazifascismo sia stata fondamentale per salvare i capolavori dell'arte italiana, che oggi possiamo ammirare nei nostri musei, grazie al coraggio di sovrintendenti, artisti e studiosi resistenti. Ho già fatto un video sui Monuments Men, dove ho parlato di Pasquale Rotondi. Vi linko qui il video. E potrei parlare di moltissimi uomini fondamentali nel preservare le opere d'arte italiane: Emilio Lavagnino, Vittorio Muschini, Aldo De Rinaldis. Oggi però voglio parlarvi delle signore della resistenza artistica, donne che non hanno sfidato solo e solo tra enormi virgolette gli occupanti e i loro desideri predatori, ma anche gli stereotipi antifemministi che una cultura macista come quella mussoliniana aveva contribuito ad alimentare. Proprio per il suo acceso femminismo è certamente indimenticabile la figura di Iole Bovio Marconi, direttore del Museo Nazionale di Palermo dal temperamento granitico. Lavoratrice instancabile, dimostrò un totale sprezzo del pericolo, tanto che durante i bombardamenti alleati del 5 aprile, bombardamenti che colpirono il museo, Iole rimase al suo posto nei suoi uffici, evitando che la confusione portasse dei saccheggiatori a depredare il museo, organizzando la protezione delle opere e rincuorando il personale. Iole riuscì nella titanica impresa di trasportare dal Museo Nazionale all'Abbazia di San Martino delle Scale le metope di Selinunte, spostate una alla volta perché hanno un peso pazzesco, i mosaici romani di Palermo e le grondaie del Tempio della Vittoria. All'arrivo dei Monuments Men in Sicilia sarà poi sempre lei a collaborare immediatamente con il gruppo di 48 militari e curatori artistici, dirigendo le operazioni di stoccaggio e organizzando viaggi, imballaggi e trasporti delle opere d'arte. Spostandoci verso Roma ha dell'incredibile la figura di Palma Buccarelli, intelligentissima, giovane, bella, ricca di fascino, moderna, vivace, coraggiosa e spregiudicata. Palma è una donna degna di essere la protagonista di un romanzo. Infatti il suo fitto e raffinato carteggio di lettere d'amore con lo storico dell'arte Giulio Carlo Argan nel 2015 è stato pubblicato nel volume Lettere d'amore, lettere tra uomini e donne tra il 500 e il 900. Palma viene definita una partigiana dell'arte. A soli 23 anni è già ispettrice della Galleria Borghese. Di lei scrive Indro Montanelli: «Quello che non sarebbe riuscito ad un uomo, riuscì a Palmina». Questa ragazza dal volto pallidissimo e gli occhi verdi imperativi difese il patrimonio che le era stato affidato con la tenacia di un mastino. Palma guida da sola un camioncino, cosa impensabile per una donna di quei tempi, per portare le opere che le erano state affidate dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma a Caprarola, per riprendere le opere che erano inizialmente state affidate alla Galleria Farnese e che lei aveva già in gran parte trasportato di notte guidando la sua Fiat Topolino. Sfidando i bombardamenti e i blocchi militari, Palma è pronta a tutto pur di salvare opere come La bambina che ride di Medardo Rosso. A Torino troviamo invece Noemi Gabrielli, sovrintendente dei beni culturali, che predispone un piano di protezione dei dipinti della Galleria Sabauda e dei beni d'arte medievale e rinascimentali esposti nelle chiese della Val di Susa e della Val d'Aosta. Riuscì a trasferire rapidamente le opere nel castello di Guglia, ma con l'aggravarsi della situazione bellica e politica italiana, nel mese di ottobre del 1943, il rifugio trovato divenne poco sicuro. Si espose allora in prima persona per convincere il ministro dell'Educazione a favorire il trasferimento sull'Isola Bella, nel Lago Maggiore, aggirando, anche grazie alla sua conoscenza della lingua tedesca, i numerosi ostacoli causati dall'occupazione nazista. Per far questo Gabrielli accompagnava personalmente molte delle casse, contenenti le opere d'arte, mettendo in pericolo la sua stessa vita durante queste pericolose missioni notturne. A Milano poi abbiamo un'altra personalità che ha dell'incredibile. Fernanda Wittgens, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera. Fernanda è una vera e propria soldatessa che, come dirà l'allora sindaco di Milano Antonio Greppi, coordina con il piglio di un generale il trasferimento dei capolavori di Brera nell'Italia centrale, dove saranno protetti dal collega Rotondi. Nel 1944 viene arrestata come antifascista, anche a causa dei suoi stretti rapporti con il mondo culturale ebraico. Infatti Fernanda non fu solo una protettrice di opere d'arte, ma anche di persone.
Fin dallo scoppio della guerra, contando sul suo prestigio personale e sulle proprie amicizie, si adoperava per aiutare familiari, amici, ebrei e antifascisti. Tuttavia, a causa della delazione di un giovane collaborazionista, a cui aveva organizzato l'espatrio, venne arrestata. Giudicata nemica del fascismo, venne imprigionata a San Vittore, a Milano, dove ha per compagna di cella l'artista e antifascista Carla Badiali. Dalle lettere alla madre e ai nipoti trapela la fortissima personalità di Fernanda. Descrive la prigione, per lei che si sente dalla parte della giustizia, una tappa di perfezionamento, una specie di esame di laurea. Dopo 7 mesi di detenzione, la famiglia riesce a presentare un falso certificato di tisi e a farla scarcerare temporaneamente. La pena poi termina con la liberazione. Greppi la descriverà come instancabile, con un dinamismo capace di terrorizzare i burocrati del ministero. Sarà lei a salvare il Cristo morto di Mantegna, la pala di San Bernardino di Piero della Francesca, lo sposalizio della Vergine di Raffaello, Gesù alla colonna di Bramante, la cena di Emmaus di Caravaggio, e poi Piazzetta, Guardi, Canaletto e molto altro ancora. Opere che lei chiama affettuosamente i capolavorissimi. In uno scritto alla madre, che ci è rimasto, questa donna straordinaria afferma: quando crolla una civiltà e l'uomo diventa una belva, chi ha il compito di difendere gli ideali della civiltà, di continuare ad affermare che gli uomini sono fratelli, anche se per questo dovrà pagare? Sarebbe troppo bello essere intellettuali in tempo di pace e diventare codardi o semplicemente neutri quando c'è un pericolo. Beh, non possiamo che inchinarci davanti a tanto coraggio. Dal 2014 Fernanda Wittgens è anche stata riconosciuta giusta tra le nazioni. Con un balzo dal passato fino al nostro presente, però, voglio segnalarvi un altro fatto del quale non possiamo che essere orgogliosi. Infatti attualmente la giovane storica dell'arte fiorentina Anna Bottinelli ad essere diventata presidente della Monuments Man Foundation for the Preservation of Art, con sede a Dallas, fondazione che ancora oggi opera per la restituzione ai legittimi paesi d'origine le opere d'arte trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale. La giovane accademica italiana avrà quindi l'opportunità di contribuire alla ricerca di tante opere d'arte ancora celate, restituendole ai proprietari e alla pubblica fruizione. Che dire, buon lavoro! Per oggi è tutto, spero che il video possa essere stato interessante. Vi ricordo che se volete sostenere il canale Popcorn Arte, farlo è facile. Basta un like, un commento o l'iscrizione al canale. Che dire, ciao a tutti e buon 25 aprile!